Abati, sono un cantautore, quindi lavoro principalmente con la musica. La filosofia per me è stata sempre molto importante, sia perché è da sempre una mia passione, sia perché ritengo che una formazione filosofico-letteraria possa essere di grande aiuto in un percorso artistico come quello che ho intrapreso. In questo la facoltà di Macerata è stata fantastica, perché il tipo di studio che si fa qui non è soltanto quello di stampo più propriamente accademico, ma è uno studio che riporta la giusta attenzione alle problematiche dell'attualità e a una filosofia che prima di essere nozione è autentica domanda, pensiero critico, confronto, dialogo e quindi apertura di scenari e possibilità che senza uno sguardo di questo tipo sarebbe molto difficile cogliere. Mi chiamo Alessandro Maranesi e mi occupo di musica e teatro. Me ne occupo nel senso che sono un cantante, un attore e un regista. Scrivo testi teatrali e testi musicali. Inoltre faccio anche formazione. Infatti da oltre 15 anni tengo e organizzo corsi di dizione e teatro per adulti, bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Nel mentre c'è stato anche lo studio della filosofia, un'esperienza importantissima che non solo mi ha aperto gli occhi e la mente, ma soprattutto mi ha aperto un mondo, il mondo della filosofia con e per i bambini e comunità. Infatti, proprio qui al Dipartimento di Filosofia di Macerata, nel 2017 è nato un gruppo di ricercazione denominato Considerazioni, che si occupa proprio di questa attività. Il gruppo mi ha coinvolto e mi ha permesso di unire le mie passioni e valorizzare le competenze acquisite in questi anni. Sono Carlo Capretta e sono co-founder di Trace Technologies, una startup data-driven che opera nel settore agritech e ci occupiamo di tracciabilità agroalimentare per dare valore ai prodotti del territorio in cui operiamo. Mi sono formato all'Università di Filosofia di Macerata, facendo qui sia la triennale che la magistrale, e trovo che le competenze che sono arrivate a me grazie a questo percorso di formazione sono state utilissime, importantissime e fondamentali per permettermi di cooperare con persone molto diverse da me e con competenze appunto diametralmente opposte alle mie. Se non fosse stato per questa università e per l'apertura mentale che mi ha donato, non avrei mai potuto fare quello che faccio. Sono Federica Piangerelli, sono iscritta al secondo anno del corso di dottorato in Umanesimo e Tecnologie, percorso che ho intrapreso dopo essermi laureata dapprima in filosofia, poi in scienze filosofiche proprio qui all'Università di Macerata. In questa facoltà ho trovato un ambiente piccolo, raccolto, che di fatto favorisce la ricerca e anche il contatto, il confronto diretto con i professori e le professoresse. Ecco che quindi mi reputo appunto fortunata a poter continuare l'attività che più mi piace in questa facoltà. Sono Valentina Carella e sono docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Iesi. Mi sono formata qua all'Università di Macerata, dove ho avuto la possibilità di godere di una formazione completa a 360 gradi, che spazia dalla storia della filosofia antica fino alla storia della filosofia contemporanea ed anche all'etica applicata. Soprattutto però dall'Università di Macerata ho imparato che la filosofia è in grado di parlare a tutti i campi dell'esistenza umana e durante tutto il mio percorso ho cercato di sforzarmi di fare questo, di far vedere come la filosofia dialoga con l'economia, la politica, la società e questo per me è stato molto arricchente e molto importante non solo a livello umano ma anche a livello professionale. È quello che cerco di trasmettere ai miei ragazzi tutti i giorni, l'importanza di far dialogare la filosofia con le loro vite, con le loro esperienze personali e sociali e questo mi permette di affascinarli e di dar loro quelle competenze che al giorno d'oggi sono sempre più ricercate.